Buonasera a tutte e a tutti. Vi ringraziamo di esservi collegati in tanti a questo quinto appuntamento sul Vangelo di Giovanni. Questa sera l'oggetto della serata sarà il capitolo quarto, che è un capitolo fondamentale, diciamo, dell'incontro di Gesù con la Samaritana. E avremo anche un relatore che molti di voi non hanno ancora sentito, almeno con Liberare l'Uomo, che è veramente un'autorità nell'ambito del Vangelo di Giovanni e anche un po' nell'ambito, come dire, dell'esperienza sui mistici, in particolare Meister Eckhart. Si tratta di Marco Vannini, filosofo, fiorentino, che ha curato l'edizione italiana di tutte le opere tedesche e latine di Meister Eckhart, nonché di Porfirio, di Margherita Porete, e di tanti altri, di Angelus Silesius e di tanti altri autori. Ha scritto molti libri, e, diciamo, i più importanti sono citati lo trovate nella pagina del sito, ma rispetto a quello che ci interessa, diciamo, oltre, diciamo, a tutta la sua esperienza nell'ambito proprio della mistica cristiana, lui ha tradotto e ha pubblicato il commento al Vangelo di Giovanni di Meister Eckhart e poi ha fatto un'edizione del Vangelo di Giovanni con Garzanti nel 2014, una collana a cura di Vito Mancuso, quindi una sua propria edizione del Vangelo di Giovanni, ovviamente con il commento. Quindi, diciamo, siamo di fronte a una persona molto che ha approfondito molto, diciamo, questo tema e che ha un'esperienza evidentemente spirituale molto, molto ampia. Direi che non mi soffermo oltre, dopo ci sarà Anna Maria Corallo a dialogare con lui nella seconda parte, ma insomma lei già la conoscete da incontri precedenti. Passo la parola direttamente a Marco Vannini per non perdere anche tempo prezioso. Bene, grazie tante, grazie mille. Io diciamo che non sono tanto un esperto quanto forse un appassionato, un studioso di Giovanni, anche nel preparare quel libretto che è stato ricordato, questo Vangelo di Giovanni che pubblicai nel 2016. Con appunto traducendo, introducendo, eccetera. Chiaramente mi sono appoggiato a studiosi ben più grandi di me, ero da Bultmann a Brown, a Dodd, eccetera. È però vero, questo lo confermo, che il Vangelo di Giovanni, in quanto, come dice anche Dante, Vangelo tutto spirituale, è il testo più caro a chi, diciamo, si è occupato o ha praticato, insomma, un tipo di esperienza appunto di ordine, direi, spirituale, perché la parola mistica è fin troppo usata. Sì, quindi certamente Meister Eckhart, di cui commento al Vangelo di Giovanni è l'opera latina più ampia di quelle ci rimaste e sicuramente la più importante. Eh sì, perché venendo, diciamo, all'argomento per non perdere troppo tempo, è come ormai tutti sapete, insomma, visto ne state parlando da tempo, ma il Vangelo di Giovanni è un oggetto particolare all'interno del Nuovo Testamento. Cominciamo a dire che il Vangelo di Giovanni è l'unico testo in cui Gesù viene chiamato Dio, perché gli altri testi neotestamentari utilizzano, come tutti sanno, attribuiscono, insomma, all'uomo Gesù altri attributi, no? I cosiddetti titoli cristologici. Quindi
maestro, rabbi, figlio dell'uomo, salvatore, messia, anche figlio di Dio, certamente. Ma tutti questi, insomma, non hanno la forza dirompente, la forza, certamente per certi versi anche blasfema, no? Che la cosa poi è andata così, no? Di chiamare, di dare a Gesù, a questa figura umana, il titolo di Dio, Dio. E il Vangelo di Giovanni è questo che fa, no? Questo che fa, lo fa in due luoghi particolarissimi, cioè all'inizio, nel prologo, in questo testo straordinario, cui il Logos, che è l'arche, il Logos che è Dio, il Logos che è Dio, eschenosen paremin, mise le sue tende tra noi, e Gesù, il Cristo, vero Gesù, è il Logos che è Dio. E poi alla fine vera, perché come sicuramente sapete tutti, il Vangelo di Giovanni ha una fine vera, che è, se ben ricordo, col capitolo 20, alla fine, quando cioè c'è la pericope di Tommaso l'incredulo, no? Tommaso che non crede, che poi crederà quando tocca con mano e vede, insomma, le ferite sul corpo del risorto, e Tommaso allora si rivolgerà a Gesù, chiamandolo Dio, chiamandolo Dio, chiamandolo Dio. Ecco, questo è una cosa, forse per chi ci è abituato, niente di che, ma in realtà è, come dire, una cosa unica, insomma, che fa scandalo proprio nel senso greco della parola. Bene, c'è un uomo che è chiamato Dio. Oh, naturalmente questo mette il Vangelo di Giovanni, io continuo a dire così naturalmente perché avrete già discusso, saprete benissimo che questo testo che noi chiamiamo Vangelo di Giovanni o Quarto Vangelo, ma insomma, forse a diversi autori. Riguardavo stasera per prepararmi un po' a questa conversazione, il Brundage, beh, almeno cinque, no? Quindi almeno cinque mani che hanno lavorato a quest'opera. Ma so, non entriamo in questo. Io continuo a dire Vangelo di Giovanni, chiunque ne sia l'autore o gli autori, eccetera, eccetera. Bene, il Vangelo di Giovanni ha un marcato, come dire, carattere, io non voglio dire anti-giudaico, anche se in certi punti lo si potrebbe dire, ma certamente prendere distanze in maniera assolutamente netta dal, come dire, dal preesistente reticolo, diciamo, della tradizione ebraica. E questo è ovvio, no? Perché nel momento in cui si chiama Dio un uomo, beh, qui insomma la cosa è assolutamente inaccettabile, era ed è assolutamente inaccettabile per la tradizione ebraica, come lo sarà poi per il mondo islamico, vero? Perché anche qui insomma si può essere, come dire, irenici quanto si vuole, ma insomma questa cosa non torna nel mondo islamico, vero? Maledetti coloro che dicono Dio ha un figlio, recita il Corano. Perché appunto la cosa, non insisto, è straordinaria e, come dire, terribile, no? Nel senso greco della parola, deinos. E difatti Giovanni, ora vengo al capitolo quarto, naturalmente, ma il capitolo quarto non è un masso erratico, si inserisce appunto in un discorso che l'evangelista fa. Ma hai capito perché? Se io prendo alcuni punti, no? Alcuni punti importanti dell'intero Vangelo, uno l'avete già visto, è il
la cacciata dei mercanti dal tempio. E la cacciata dei mercanti dal tempio, insomma, ha molti significati, ma gli interpreti più, secondo me, più avvedusi, fanno notare che questa cacciata non era semplicemente la rivendicazione della sacertà di un luogo che, come dire, poteva essere contaminato da che cosa? Dice, da un'attività mercantile. No, perché in realtà cambiavaluse e mercanti facevano un'operazione che era assolutamente necessaria per il culto, perché l'offerta di animali piccoli o grandi, eccetera, la necessità di cambiare, no? Cambiavaluse, cambiare le monete perché quelle latine greche con effigi umane non erano accettate per la questione dell'idolatria, eccetera, con altre monete, era assolutamente funzionale al culto. E quindi cacciare mercanti che abbiamo avuto al tempio aveva probabilmente il senso di mettere in discussione l'intera struttura e l'intero culto relativo al tempio. Come in altri passi, appunto, e uno ora lo vediamo, quello della Samaritana si vede. Per non parlare poi, non voglio neanche accennarlo, al terribile passo che vedrete più avanti del capitolo settimo, se ben ricordo, in cui Gesù se la prende con i dotti della sua religione con dei termini che sono terrificanti, perché mentre loro rivendicavano di essere figli di Abramo, lui risponde: voi non avete per padre Abramo, ma per padre avete il demonio, siete figli del demonio. E volete soddisfare i desideri del vostro padre, che fu omicida fin dal principio e non perseverò nella verità, perché in lui non c'è verità. E quando mentisce, parla di quel che gli è proprio, perché è bugiardo e padre della menzogna. Un passo lo noto e molto raro all'interpretazione che di Meister Eckhart, però non perché se la prenda con i giudei, eccetera, no? Questo è assolutamente strano, ma perché il parlare di ciò che gli è proprio è il mentire, la menzogna è il parlare di ciò che è proprio. E qui c'è un discorso ovviamente assolutamente fondamentale, no? Cioè, il discorso è la verità è nel distacco da tutto ciò che è proprio, perché da ciò che è proprio è sempre male e menzogna. Va bene, allora dicevo, il passo che noi, su cui dirò qualche cosa, insomma, niente di nuovo probabilmente, anzi, del capitolo sulla Samaritana. Il capitolo sulla Samaritana è un capitolo fondamentale di tutto il Vangelo, perché, tralasciando tutti i punti su cui ovviamente si dovrebbe parlare, ma non ne abbiamo, credo, il tempo, perché se lo prendo e leggo, tengo presente naturalmente i commentatori dei dotti, dei veri studiosi, ben più di me. Beh, qui le cose sono tantissime, anche quelle, insomma, su cui no normalmente si sorvola. Va bene, allora il punto fondamentale è che una samaritana, no, dunque Gesù, come si comincia, Gesù se ne sta andando,
verso la Galilea. Dice, era necessario che passasse per la Samaria. Non è vero, poteva prendere anche un'altra strada lungo il Giordano e poi andare in Galilea. E qui il Dodd nota e dice, no, questa necessità non c'era. L'espressione greca vuol dire, indica quasi sempre, in questo caso, vuol dire il volere di Dio. Va bene. Allora, se passa per la Samaria. I samaritani, come tutti sanno, erano sostanzialmente odiati dai giudei perché c'era una vecchia ruggine, insomma, una vecchia ruggine. I samaritani, forse gli israeliti precedenti all'esilio, ma probabilmente poi personale importato, portato dentro. Dopo le conquiste babilonesi e assire, non erano amati dai giudei e non coutuntur, vero? Dice la Vulgata, iudei cum samaritanis, iudei samaritanis non coutuntur, non hanno usanze comuni. Si può tradurre in vari modi, insomma. Il greco dice siun crontai, quindi non usano insieme, se scrivesse Machiavelli direbbe così, non usano insieme. Non usano insieme. I giudei accusavano i samaritani di essere impuri, immondi, con delle cose anche molto fantasiose. Non so. E i samaritani veneravano una divinità sul monte, no? Sul monte Garizim. Ho detto tra parentesi, ce ne sono ancora. Io almeno quando sono stato in Israele ormai tanti anni fa, scoprii che c'era ancora un piccolo, piccolo gruppo di samaritani in quella zona. Allora, una mulier samaritana, una donna di questo popolo, diciamo non amato, ostile ai giudei, è al pozzo. A questo pozzo che dicono sempre gli studiosi, ma insomma che c'era davvero, boh, perché è testimoniato solo molto più tardi, ma insomma anche questo non ha grande importanza. Va bene. Al pozzo e sta attingendo acqua. Gesù le chiede da bere. Va notato che sono soli nel racconto giovanneo. Gesù e la Samaritana sono soli, che i discepoli se ne sono andati. Questo naturalmente ha sollevato un po' il discorso, cioè, ma questa storia che è vera, cioè la storicità di questo evento, quanto è? Ma io naturalmente non lo so, mi adeguo anche qui appunto ai grandi studiosi, i quali sono convinti che sulla base di un qualche cosa, diciamo, di storico, di realmente accaduto, poi naturalmente l'evangelista, la penna alata di Giovanni o di Peresso ha costruito questo mirabile passo. Va bene? Comunque sia, noi abbiamo questo testo. Gesù chiede da bere la Samaritana, la quale dice, ma come tu che sei giudeo parli con me che sono samaritana, eccetera. E poi, perché insomma chiedi da bere, no? Non sto a rileggerlo, possiamo farlo insieme. C'è qui la contrapposizione nel testo greco, nell'originale, ponte e pozzo, perché prima Giovanni ha scritto che lì c'era la sorgente, la fonte, no? Qualcosa insomma di vivo di Giacobbe, e poi invece dopo lo chiama Frear, lo chiama pozzo.
cioè qualcosa come cisterna, che è un discorso funzionale probabilmente poi alla contrapposizione tra semplicemente acqua e acqua viva e zampilla, no? Che zampilla, l'acqua viva che non è l'acqua da bere H2O, ma è che cosa? Che cos'è l'acqua viva che Gesù dice di poter dare alla Samaritana? Anche questo è stato interpretato in vario modo. È la sua parola, è la legge, diciamo, la verità che si contrappone appunto al nomos, alla legge di Mosè, secondo quanto è stato detto anche nel prologo, no? Per cui, o nomos di Mosè, sedote, ecariska e aletheia di Gesù Cristo, quindi alla vecchia legge. Si contrappone grazia e verità attraverso Cristo. Va bene, oppure proprio l'acqua è come dire, l'acqua viva è il Cristo stesso. Anche qui, appunto, io mi astengo da esporre un parere personale e mi adeguo a quanto dicono questi grandi studiosi. Ma ci sono diverse interpretazioni. Ma veniamo al punto che quest'acqua scaturirebbe, darebbe, salterebbe, proprio salio, il verbo latino, per la vita eterna e chi la beve non avrebbe più sete. Allora la donna dice, dammela, dammi acqua. Perché non torni più al pozzo a fare questa fatica? E Gesù le risponde: vai, chiama tuo marito e torna qua e vieni qua. La donna dice: ma cioè io non ho marito, non ho marito. Ecco, Andra. E Gesù le risponde: hai detto bene, non hai marito. Perché infatti ne hai avuti cinque e quello che hai non è tuo marito. Ora a questo punto diciamo, merita due parole. Questi cinque mariti sono tanti, insomma. La consuetudine della legge giudaica non ne ammetteva più di tre, ma neanche quella dei samaritani. Quindi questi cinque sembrano davvero troppi. E poi quello che c'è, insomma, ci sarebbe anche un sesto. Cosa sono questi cinque mariti? Qui c'è un ventaglio di interpretazioni. Maestro Eckhart va per conto suo, dice: no, i cinque mariti sono i cinque sensi. Bene, i cinque sensi che vanno lasciati a beneficio, ovviamente. Beneficio dello spirito, dell'interiorità, non dei sensi, del sensibile. Questa naturalmente è un'interpretazione, vabbè, è un'interpretazione bella, ma lasciamo da parte, ma dicono anche qui gli studiosi, i cinque sensi è una cosa curiosa, perché cosa potrebbero essere? Ma siccome la parola marito, uomo, in ebraico, ma anche nel dialetto dei samaritani, è la stessa parola Baal, che vuol dire padrone, signore, cioè in fondo Dio, e Baal, come tutti sanno, è la divinità fenicia. Il passo di Giovanni si potrebbe interpretare in questo modo: la donna che rappresenta la Samaria ha avuto cinque Baalim, cioè cinque divinità, che sono, secondo una tradizione biblica, seconda Re 17-24, dove si dice che i coloni stranieri portati dai conquistatori assiri provenivano da cinque città e avevano portato con sé i loro culti pagani. Quindi sarebbero cinque divinità, no? I cinque
Cinque mariti vorrebbe dire cinque signori, cinque dei. Questa è interessante, trovo molto interessante che se sono questa storia di cinque mariti, sinceramente mi sembra un po' troppo, no? In ogni caso, allora la donna, andiamo avanti, lo riconosce, dice: allora sei un profeta. In realtà i samaritani non riconoscevano i libri profetici dell'Antico Testamento. I samaritani riconoscevano soltanto il Pentateuco. Quindi è un po' curioso che la donna gli dica: allora sei un profeta. Ma qui probabilmente la cosa ha significato in quanto, cioè, allora sei in grado di sapere cose recondite che non dovresti sapere. Quindi un po' profeta nel senso comune della parola. Cioè, sei un profeta. E ecco, ora siamo al punto fondamentale. Ho indugiato anche troppo, mi scuso. Dice perché, io ho qui davanti greco e latino, ma lo traduco io. Allora, signore, che in greco, curious, può voler dire signore con la S minuscola o S con la maiuscola. Cioè la donna si rivolge a Gesù. Non è che lo chiami Dio, Signore, la S maiuscola, chiama Signore, che potrebbe essere semplicemente il titolo con cui si rivolge con rispetto a un uomo. Signore, vedo che sei un profeta. I nostri padri hanno prestato culto, hanno adorato in questo monte, ma voi dite che è Gerusalemme, il luogo dove è necessario, in latino dice adorare, proskynein, il greco, cioè prestare culto divino. E allora Gesù le dice: Mulier, venit ora, che è il titolo del sermone di Ecca, bellissimo. Donna, credimi. Pisteu e moi giunai, che viene l'ora, ed è questa, che nel monte, né in questo monte, né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quello che non conoscete, noi adoriamo ciò è greco, è il neutro. Voi adorate cosa che non conoscete. Noi adoriamo cosa conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma, ripete, viene l'ora ed è questa, nella quale veri adoratores adorabunt patrem in spiritu et veritate, cui quelli che veramente prestano culto a Dio adoreranno il Padre in spirito e verità. Infatti, il Padre cerca questi come adoratori, tales quaerit qui adorent eum, cae gar lo pater, toiutus zetei, tus prosciununtas auton. Ecco, pneuma o theos, Dio è spirito, eh? Dio è spirito. E quelli che lo adorano è necessario che lo adorino in spirito e verità. Ecco, questa è, diciamo, la frase chiave più importante di questo pur importantissimo testo, e meriterebbe, come giusto, l'affermazione Dio è spirito. Un'affermazione che è molto grave, insomma, molto importante, e su cui brevemente mi intratterrò. E vi intratterrò questi ultimi 10-15 minuti. Perché? Ma perché dire
Dio è spirito significa negare, come dire, il Dio come ente, no? Il fatto che non venga adorato né sul monte né nel tempio, vero? Questo in un certo senso è anche marginale. Il fatto che non si adori né qui né là, va bene, né qui né là, né sul Monte Garizim, né nel Tempio di Gerusalemme, sì, è parallelo, ma l'essenziale è il fatto che la nozione di spirito, si contrappone a quella di ente, ente o essere, insomma. Quindi, come dire, al cosiddetto Dio della metafisica dell'Esodo, no? Il Dio è essere, che è io sono, colui che sono, Dio è essere. Un'affermazione, una concezione di portata enorme. Perché io lo dico, diciamo, nella maniera più neutrale, anche se indubbiamente, diciamo, ho simpatia per questo. E perché evidentemente ogni altra concezione del divino diventa qualcosa di idolatrico, diventa rappresentazione e quindi idolatria, idolo, no? Non c'è bisogno di scomodare Meister Eckhart, cosa che faccio volentieri, ovviamente. Quando dice che pensare Dio come ente e quindi connotato nel tempo e nel luogo, nel qui e nell'ora, è proprio del peccato, ma non dei peccati nel senso dei peccati singoli. Uccidere, rubare, commettere adulterio, eccetera, ma di quel peccato elementare, di quel peccato, anzi possiamo dire originale, che fu il peccato di Adamo. Difatti, nel commento alla Genesi, Meister Eckhart, parlando appunto di Adamo e di ciò che avvenne, secondo il racconto appunto della Genesi, dice che per il suo peccato, che quale peccato è? Peccato è l'amor sui, l'amore di se stesso. Il peccato elementare, il peccato, come dire, originale. Quello che ogni uomo porta con sé, senza bisogno di supporre che l'abbia ricevuto la generazione, no? Che è una forma, diciamo, poi no, di un basso biologismo, non so. Ogni essere umano, Dio uomo naturalmente vuol dire anche donna, però stiamo, ogni essere umano ha, come dire, un peccato elementare, un peccato originale, che è l'amore di se stesso, amor sui, amor privati boni, radix omnis mali et peccati. Questo è il peccato commesso da Adamo. Bene? E per questo peccato il suo Dio è diventato un ente. Ma chiunque abbia per Dio un ente, connotato come vuole, connotato come gli pare, a seconda dei tempi, dei luoghi, eccetera, eccetera, sta commettendo sostanzialmente un atto idolatrico. Perché? Perché Dio non è un ente, ma è spirito. E spirito è la nozione, con un po' di tempo si potrebbe, diciamo, spiegare, spirito è la nozione che è, come dire, fatta apposta per negare, per combattere la stasi che è implicita nel concetto di essere di ente. Spirito, in greco dice pneuma, naturalmente, movimento, soffio, no? Precedenza, abbiamo letto, avete letto
episodio di Nicodemo, no? Di Nicodemo, che diciamo propedeutico in un certo senso a questo della Samaritana. Spirito, Margherita Corete dice, è essere senza essere. Cioè, come dire, non è che sia il nulla, ma è privo di quella connotazione entitaria, la quale deriva sempre e comunque da ciò a cui noi siamo legati, è sempre frutto, appunto. Dicevo prima, leggendo appunto le parole rivolte da Gesù ai dotti giudei, no? Quando mente parla di quel che è proprio. Il parlare di quel che è proprio è la menzogna, è sempre la menzogna. Il concetto di spirito è fatto apposta per, come dire, passare oltre, andare oltre l'elemento personale, l'elemento, come dire, qui mi fa gioco il linguaggio anche paolino, l'elemento psichico, l'elemento sarchico. La parola spirito e Dio come spirito è, come dire, poco comprensibile, questo è un fatto, è un fatto. Perché? E difatti ai nostri giorni, a me capita di dirlo spesso, se scrivo anche di scriverlo spesso. Spirito è un grande assente. Noi abbiamo una concezione dell'uomo che è sostanzialmente fatta di corpo e di psiche, neanche anima, corpo e psiche. Spirito è parola, come dire, fluttuante, che non si sa bene cosa sia, sì, ogni tanto si adopera, insomma, priva di un significato effettivo. E ciò vale anche, come dire, teologicamente, insomma, no? Ma spirito è una parola concretissima, perché spirito, lo pneuma anche di Giovanni, è come il frutto di una elaborazione che viene direttamente da tutta la cultura antica, la quale parlava greco, ma non era necessariamente greca. Per esempio, gli stoici, lo stoicismo è subito dietro, no? Dietro. Per esempio, dietro al prologo, dietro al proprio Giovanni, lo stoicismo. Lo stoicismo parlava greco, ma spesso gli stoici greci non era nessuno. Insomma, greci della Grecia penisola forse non era nessuno. La koinè del mondo del Mediterraneo orientale. Quindi si dice greco perché si pensa a una lingua e si pensa naturalmente a una cultura di fondo. Ma pneuma è l'erede diretto. Di quello e pochi secoli prima era chiamato nous, cioè l'intelligenza. E il nous di Aristotele, l'anima, il nous poieticos, l'intelletto attivo che non è dipendente dalle cose, che non sta nello spazio e nel tempo. È choristos, è separato, è un altro genere di anima. Eteron genos psyches è un altro genere di anima. E qui capito c'è un sacco, qui insomma, io lo dico con un certo calore, perché qui, come dire, qui siamo di fronte a questo testo giovanneo, questo testo della Samaritana, che ripeto, non è il solo, no? Siamo di fronte a un salto. Salto per cui, come dire, noi viviamo e abbiamo la possibilità di due realtà che sono entrambe, come dire, reali. Una, direbbero appunto i nostri maestri, oh, io cito sempre volentieri Meister Eckhart perché lo conosco un po', perché lo amo molto, eccetera, ma potrei per esempio fare riferimento a quello che lui stesso chiama un grande maestro, cioè Origene, bene? E il commento a Giovanni di Origene. Abbiamo di fronte una realtà che è fatta di
Corpo, benissimo, corpo e la sua correlata psiche, perché non c'è dubbio che lo psichismo sia molto legato alla corporeità. Va bene. Abbiamo di fronte il molteplice, una realtà che è fatta di molte cose, molto benissimo, e una realtà, come dire, che è nel tempo, eh? Nel tempo, benissimo. Ma dire Dio è spirito e entrare nella dimensione spirito vuol dire entrare in una realtà che è diversa, è un eteron genos, un altro genere, dove non è corpo ma spirito, non è molteplice ma uno, con la U maiuscola, non è tempo ma eternità. E questa realtà è una realtà dell'uomo, per l'uomo, una realtà in cui ciascuno di noi può stare, può essere, facendo appunto un salto, chiamatelo come volete. Si può chiamare forse anche conversione. Qualcosa di cui concludo, perché vedo che è il tempo di chiudere, qualcosa di cui certamente noi ora siamo abbastanza privi. Dicevo all'inizio, il Vangelo di Giovanni è quello che presenta la divinità dell'uomo Gesù. Va bene? E cosa è successo ai nostri giorni? Non comprendendo il concetto di spirito, ma non comprendendolo davvero nella sua realtà che riguarda ogni uomo, eh? In questo senso. Cosa è successo? È successo che la cultura, diciamo, teologica, e quindi il mondo cristiano, direi un po' colto, ha abbandonato diciamo, la visione, se volete, ingenua, insomma, se volete, mitologica, insomma, tradizionale del Gesù che sta in cielo perché è Dio e poi viene in terra perché è mandato, deve svolgere la sua funzione salvifica, poi torna, eccetera, ma poi tornerà, eccetera. Insomma, questo l'ha abbandonata perché, come dire, è diventata incredibile, è caduta sotto i colpi della filologia, della scienza, della riflessione più avveduta, eccetera. Bene. Ma non avendo esperienza della realtà spirituale, sostanzialmente non crede più affatto alla divinità di Gesù. Perché quella, come dire, che si reggeva, o poteva reggersi, sotto il profilo così dell'immagine mitologica, non è più credibile, o perlomeno appare non più credibile. Ma altre non ce ne sono, altre non se ne conoscono, di altre non si ha esperienza. E quindi, di fatto, i nostri teologi credono tutti quanti, sono salvo eccezione, io non conosco tanti teologi, ma insomma, sto al mondo. E Gesù era un uomo, sì, eccetera, eccetera. Un uomo, fatto bravo, eccetera, e così sia, e così sia. Se noi perdiamo la nozione di Dio come spirito, e l'abbiamo perduta, perché abbiamo perduto quella dell'uomo come spirito, cioè non sappiamo più cosa spirito sia. Non lo sappiamo. È una parola a cui poi si danno anche significati molto spesso retorici, insomma, questo spirito è soffia, soffia. Lo spirito che è Dio non è il soffio di Dio, perché l'uomo è spirito. E non solo, appunto, e non tanto.
psiche o soma sax. Quindi alla, come dire, alla radice della crisi teologica c'è prima di tutto una crisi antropologica. Noi non sappiamo più chi siamo. Abbiamo perduto larghissimamente la conoscenza sostanzialmente di noi stessi in quanto Geist, nous poietikos, non soggetto al tempo e allo spazio, non soggetto al tempo e allo spazio, Christos, separato e perciò divino, Theos. Ecco, io siccome ho esaurito il tempo che mi ero prefissato, mi fermo. Purtroppo, diciamo, solo potuto accennare alla cosa che mi premeva di più, ma magari, forse, se è possibile, qualche altra parola la diremo dopo che ha parlato la gentile interlocutrice a cui da parte mia cedo volentieri la parola. Grazie a Marco Vannini per questa proposta così intensa, che rilegge in maniera trasversale questa pagina affascinante del Vangelo di Giovanni, che, come giustamente veniva detto, è una delle pagine cruciali del racconto di Giovanni. Diciamo così. Mi accosto alla proposta che fa Marco Vannini, accogliendola pienamente nelle sue intuizioni principali, e provo un attimo così a contribuire alla riflessione su questo testo, provando un po' a vedere il gioco dei ruoli di genere che avviene in questo testo, no? Faccio una lettura che è un taglio un po' diverso da quello che è stato fatto, proprio per in qualche modo arricchire la riflessione, anche se credo che mi avvicinerò comunque e impatterò le stesse conseguenze teologiche. Allora, innanzitutto mi sembra molto interessante che questo testo veda la centralità di una donna. Questa donna, come veniva accennato, in qualche modo può essere compresa bene soltanto alla luce della figura di Nicodemo. Nicodemo e la Samaritana sono due facce della stessa medaglia, ma anche due elementi contrapposti. Nicodemo è un uomo maschio, è un uomo colto, un uomo che fa parte pienamente del giudaismo, è un uomo che abita la notte, no? Va di notte a cercare Gesù. La Samaritana è una donna, talmente marginale da non avere un nome, è una samaritana, quindi non fa parte del popolo santo nella concezione etnocentrica dell'approccio religioso del giudaismo biblico, ed è una donna che nel pieno sole del giorno incontra Gesù. Però anche lei è una donna tormentata, come Nicodemo, da un punto di vista proprio della psicologia del personaggio. Nicodemo è un uomo tormentato, un uomo in ricerca. Anche lei è in ricerca, anche se camuffa molto bene questa ricerca. Giovanni chiaramente gioca con i registri comunicativi, perché, diciamo così, si diverte forse, perché abbiamo già accennato nel primo incontro dove abbiamo parlato un po', oltre che del prologo, anche dello stile giovanneo, si diverte un po' a creare, diciamo così, una comunicazione trasversale, una comunicazione un po' anche irriverente. Prende infatti un topos, cioè un modo tipico di raccontare le cose del Primo Testamento, che è quello dell'incontro al pozzo, che nel Primo Testamento è sempre un incontro romantico. No, pensate che appunto al pozzo Isacco incontra la futura moglie, Giacobbe, persino Mosè, tutti incontrano
il pozzo viene presentato nel primo testamento come un luogo di corteggiamento. Ebbene, abbiamo una scena particolare perché un uomo e una donna si incontrano presso il pozzo, anche in questo racconto, sono Gesù e la Samaritana, sono soli, come faceva notare prima Marco Vannini, e questo a livello narrativo crea anche una sorta di equivoco, per cui poi si parlerà anche di mariti. Quindi, vedete, c'è un livello che è quello di un equivoco, diciamo così, romantico che si consuma. Questa donna pensa di essere corteggiata da Gesù in qualche modo, e d'altra parte invece abbiamo un altro filone molto più forte, più intenso, quello che poi irrompe ed è il dialogo teologico, che è quello nel quale anche la samaritana si mostra esperta, perché lei risponde dopo che ha capito l'equivoco, dopo che in qualche modo si è smascherata anche quella sorta di, diciamo così, sovrapposizione tra, come diceva prima Marco Vanini, tra i cinque mariti, i cinque Baalim, e quindi le cinque divinità dei cinque popoli che la deportazione assira del 722 a.C. portò in quella terra, devastando praticamente la sua natura giudaica. E quindi l'equivoco teologico, diciamo, emerge sempre di più, fino ad arrivare alla domanda cruciale del testo, a dare una risposta ancora più definitiva di quella che si consuma nel dialogo tra Gesù e Nicodemo, dove si parla ancora di questi, diciamo così, di Dio con delle, potremmo dire, metafore, perché naturalmente, ecco, di Dio noi non possiamo dire il definitivo, essendo sempre incapaci di cogliere e comprendere assolutamente la sua identità più profonda. E quindi qui si parla invece di un'acqua viva, ecco, è stato detto anche molto bene prima, cioè abbiamo un passaggio, questa donna viene da un'esperienza, potremmo dire, politeista, potremmo dire comunque nella quale il suo popolo gradualmente ha perso anche quella purezza etnica che appunto i giudei invece rivendicavano per loro, una donna che propone un luogo di culto, il Monte Garizim, e che però viene accompagnata da Gesù verso un'altra concezione. La metafora dell'acqua viva è molto interessante dal punto di vista anche della lettura transeista che stiamo facendo anche un po' dei testi. Perché? Perché, come si diceva anche prima, ci spinge ad abbandonare una visione antropomorfica di Dio. Antropos sarebbe l'umano, morfè la forma della persona, potremmo dire, umana. Quindi questo nostro tentativo costante di proiettare le nostre immagini umane sul divino, in qualche modo riducendolo a noi. Certo, Dio è sempre di più, ma il punto di riferimento, il punto di partenza nella proiezione antropomorfica tipica del teismo è sempre l'umano. Invece qui la metafora dell'acqua viva, con la sua sfuggevolezza, con l'imprendibilità dell'esperienza dell'acqua e con l'essere viva, è esattamente una metafora che nega, come diceva prima Marco Vannini molto bene, il Dio come ente, quindi nega quella stasi, nega anche la possibilità però di afferrarlo definitivamente. E supera quelle caratteristiche che sono tipiche nella concezione teista di Dio, cioè il suo essere personale, che tutto sommato è una riduzione proiettiva nostra, il suo essere trascendente, con un essere separato che a volte diventa essere, diciamo, indifferente, e il suo essere interventista. Perché quest'acqua viva scaturisce dalla persona. Potremmo dire con una terminologia transeista, Dio, fonte vitale, amante dell'essere, quindi non un essere, non un ente, ma la fonte di tutto, che in tutto si esprime, in tutto si racconta, che si esprime anche nell'umano, in quell'umano che si apre alla vitalità e all'amore. Ecco, questa potenzialità assoluta abita l'umano. Allora, quella fonte di acqua viva
non è qualcosa di esterno a noi, non è qualcosa di irraggiungibile, ma è quella fonte che possiamo liberare noi accogliendo e assumendo la proposta teologica di Gesù di Nazareth, cioè assumendo quella prospettiva che fa cogliere in Dio, questa fonte vitale e amante che lui, che Gesù chiamava Padre. Sappiamo, l'abbiamo detto già in altri contesti, che l'idea della paternità era l'idea della fontalità dell'essere. No, nella cultura antica non era la madre che, la madre era un contenitore del seme maschile che era il figlio già, quindi era, e potremmo dire, inevidente. Questa è una cultura antica che arriva fino al 1800. Quindi dire Dio è padre vuol dire Dio è fonte della vita, Dio è il datore della vita. Ecco, in questo senso, questa fonte dell'acqua viva, questa fonte dell'amabilità e della vitalità divina, ecco, zampillano già da dentro di noi, per la vita eterna, cioè per la vita in pienezza. Quella vita in pienezza che nel sogno, così per usare ancora un antropomorfismo, che nel sogno divino è la realizzazione piena della nostra umanità e di tutto il creato. Quindi in questa contrapposizione, potremmo dire, tra il maschile di Nicodemo e il femminile della Samaritana, Giovanni gioca un po' anche a spiazzare i suoi lettori e le sue lettrici perché propone un modello che è un modello antitetico rispetto all'aspettativa. Il giudeo sapiente, il colto, che però si vergogna e va di notte, la donna che non è colta come avrebbe pensato un giudeo, invece mostra di essere la prima destinataria della rivelazione di Gesù come Messia. È interessante che nel Vangelo di Giovanni sia lei la prima che riceve la conferma di aver incontrato il Cristo, il Messia, questa figura attesa che coincide nella teologia giovannina con la figura del profeta, cioè di colui che doveva venire per rivelare in qualche modo la pienezza di Dio, come diremmo noi oggi. Quindi questo passaggio è interessante perché, perché questa donna diventa lei stessa capace di portare ad altri questa fonte di acqua viva che è l'incontro con Gesù, l'incontro liberatorio, liberante, l'incontro che libera le energie interiori e quindi, infatti, non a caso dopo questo testo della Samaritana il capitolo si conclude con una guarigione, no? La potenzialità che abita la vita di Gesù, essendo un uomo completamente aperto al divino al punto tale di essere riconosciuto come figlio di Dio e quindi come Dio. Ecco, questa vitalità diventa capacità di sanare anche concretamente, secondo la simbologia biblica del Vangelo di Giovanni. Quindi la Samaritana, tra l'altro, la pagina è molto bella, finisce con questa sua missione particolare. E vado un attimo a trovare il testo. Eccolo qui. Allora, arrivano, vabbè, i discepoli di Gesù, si meravigliano che parla con una donna. Nessuno tuttavia disse che cosa cerchi o di che cosa parli con lei. La donna intanto lasciò la sua anfora, quell'anfora che poi rappresenta simbolicamente il suo bisogno di andare a prendere l'acqua dalla fonte invece che poi è un pozzo, come diceva prima molto bene Marco Vanni, nel pozzo di Giacobbe, cioè non è più una fonte viva ma è una cisterna di acqua statica. Ecco, lei deve, può abbandonare quest'anfora, ha trovato la fonte dell'acqua viva dentro di sé e dice il testo, siamo al versetto 28 del capitolo 4, la donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e dice alla gente, venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia lui il Cristo. Quindi questa donna ha appreso anche la pedagogia di Gesù nell'accompagnarla alla consapevolezza di avere in sé la potenzialità di Dio e diventa una donna che non propone in maniera assoluta una verità che tutti devono accettare, ma invita a una ricerca personale. Ed è molto interessante il finale nel quale tutti credono, non dicono i samaritani credono, ma no, dicono a lei non più per quello che hai detto tu, ma perché l'abbiamo incontrato noi. Ecco, credo che in questo senso questa figura femminile di grande anche capacità di passaggio, passaggi interiori suoi, passaggi, passaggio della parola, passaggio di questa esperienza. E anche una donna che non, a cui non dispiace, che diciamo così, il
gli onori non sono più a lei, ma sono invece a colui che ha portato nella sua vita la consapevolezza di questa presenza di Dio, di questo Dio spirito imprendibile, di questo Dio che si lascia raccontare attraverso la metafora dell'acqua viva, che può essere una fonte che zampilla in ciascuno e in ciascuna di noi. Bene, anch'io, diciamo, ho cercato di essere sintetica per lasciare spazio a eventuali domande, ma anche per ridare la parola eventualmente a Marco Vannini, così magari può completare ulteriormente i suoi pensieri se le domande lo permetteranno. Se ci sono domande, ben volentieri, altrimenti potrei aggiungere qualche minuto, qualcosina che Intanto pensavo. aggiungete qualcosa perché per il momento vedo che le domande Va stanno, bene, va ma non bene. sono ancora mature. Allora, guardate, verrei, saltando secoli, verrei ai giorni nostri, insomma ai giorni nostri, sì, quasi nostri, quando, cioè, Nietzsche, nel Così parlò Zarathustra, dice che chi ha detto Dio è uno spirito ha compiuto il più grande passo sulla terra verso l'incredulità. Non è facile sulla terra portare rimedio a una tale parola. Siamo nel Così parlò Zarathustra, verso la parte finale, verso la fine, dove Zarathustra ha incontrato il vecchio Papa, no? Non sto qui, naturalmente, sapete tutti. Il vecchio Papa che è in pensione, è in quiescenza, perché il vecchio Dio è morto, si sta facendo la festa dell'asino, cioè si sta adorando un asino, perché morto il vecchio Dio. Il Dio sostanzialmente biblico cristiano, gli uomini stolti non ne possono fare a meno, non possono fare a meno di una divinità e l'hanno sostituita con un asino. È una pagina straordinaria, veramente dice. E allora, proprio il vecchio Papa, di fronte allo stupore di Zarathustra di vedere questi uomini che adorano un asino, e di fronte all'interlocuzione rivolge al vecchio Papa, il vecchio Papa risponde proprio così, o Zarathustra, perdonami, ma io sono più esperto di te nelle cose divine, è preferibile adorare Dio sotto questa forma che non adorarlo affatto, perché colui che ha detto Dio è spirito, qui il riferimento è preciso. Ha fatto fare il più grande passo verso, si potrebbe anche tradurre ateismo, Unglaublichkeit, verso l'incredulità. E non è facile sulla terra portare rimedio a questa parola. Dunque, questa frase di Nietzsche è molto vera, è molto vera. E spiega, d'altra parte lui lo sapeva, insomma, come la nozione dire Dio è spirito, vuol dire necessariamente, come dire, farlo passare per l'umano, farlo passare per umano. La nozione di spirito, se resta semplicemente estranea, se resta come altro, beh, allora spirito diventa un surrogato di ente. Io qui non so, no, ma io poi non voglio fare polemica con nessuno. Diventa un altro ente che noi chiamiamo spirito, lo mettiamo lassù, eccetera, senza pensarci tanto. Gli abbiamo tolto, dicendo spirito, gli abbiamo probabilmente tolto, come dire, le caratteristiche antropomorfiche, questo sì, ma non gli abbiamo tolto, come dire, l'aspetto ontologico di essere ente. E quindi ancora una volta di stare a servizio dell'amore di sé, come ogni nozione di Dio. Ma c'è un distico del Pellegrino Cherubio di Angelo Silesio,
distico del primo libro numero 8, che è intitolato Dio non vive senza di me, dove in due versi straordinari di una profondità, io credo inaudita, provane sia e sono stati fraintesi o mal compresi anche da personalità, diciamo, di rilievo, sia il quasi contemporaneo Leibniz, il filosofo Leibniz, sia ai giorni più nostri lo psichiatra o come diavolo si voglia chiamare Jung. Dio non vive senza di me, sono due versi del Pellegrino Cherubico, alludendo a che cosa? Che non vive senza di me il Dio spirito. La nozione di spirito necessariamente è, come dire, comprensibile ed è vera dove c'è un rapporto continuo di passaggio umano, divino, divino, umano. Spirito significa movimento, significa vita. E qui purtroppo, riprendendo quello che, diciamo, a cui alludevo prima, le nostre teologie, io credo, non so se tutte, io non voglio fare certamente storie di teologia, eccetera, hanno dimenticato, hanno lasciato cadere quella grande riflessione, quella grande consapevolezza che invece era stata fatta ai tempi dell'idealismo tedesco, in particolare da Hegel, che su spirito ovviamente aveva puntato. Spirito è il movimento, è il passaggio divino, umano, umano, divino. I due versi di Silesio dicono, in traduzione, che però va spiegata, io so che senza di me Dio non può vivere un attimo. Se io mi anniento, werde ich zu nicht, se io mi annullo, lui deve di necessità den Geist aufgeben. E qui appunto c'è un gioco di parole, perché l'espressione può voler dire esalare lo spirito, cioè morire, o anche emanare lo spirito, con ancora una volta un riferimento giovanneo, perché come i nostri ascoltatori sicuramente sanno, sulla croce morendo, Gesù, dice Giovanni, paredocent pnem, cioè esalò, ma anche emanò lo Spirito. Perché i versi silesiani, questi due versi, vogliono dire questo in sintesi, io più volte ho cercato di spiegarlo, che l'immagine di Dio dipende da me, e su questo non ci so, non c'è dubbio, no? Non c'è dubbio. Quello che credo la professoressa Orallo chiamava teismo, l'immagine del divino è frutto dell'umano, no? Se notami. E gli etiopi si fingono gli dèi neri col naso famoso, i traci se lo fingono biondo e con gli occhi azzurri e così via dicendo. Non si tratta soltanto di caratteristiche fisiche, ovviamente. Quelle sono marginali, ma chiaramente a un animo iroso corrisponde un Dio iroso e via dicendo, no? Fin qui è troppo facile farlo. Quindi se Dio non può vivere senza di me, perché il Dio immagine è una mia immagine, è idolo. Silesio e gli autori, diciamo, di questa tradizione spirituale non hanno dubbi, tale è il Dio dell'Antico Testamento, o Primo Testamento, se vogliamo chiamarlo così, eccetera. Grande idolo. Geova, grande idolo. Ma se io mi annullo, se io mi anniento, se compio l'opera fondamentale che deve compiere, l'uomo, e il cristiano, se vogliamo, ma è l'uomo, no?
nientificare se il se ipsum, chi vuole essere mio discepolo rinneghi se stesso, no? Dice Gesù, che è l'opera fondamentale per la conoscenza vera di noi stessi, l'opera, il distacco da tutto ciò che è esteriore, superficiale, transitorio. Bene, se compio questo, ver dich sunt, se io divento niente, allora Dio deve di necessità, von not, no, come dire, non può farne a meno, den Geist aufgeben, cioè scomparire, morire e esalare lo spirito nel senso di scomparire come immagine, scomparire come immagine. Quel Dio che deve scomparire, per cui Eckhart pregava, appunto, prego Dio che mi liberi da Dio, no? Deve scomparire e scompare di fatto quando ho annullato me stesso, perché è sono due cose correlate. Ma se io mi anniento, verbe ich sunicht, beh, anche di necessità deve il den Geist aufheben, cioè emanare lo spirito, non esalare, ma emanare, come appunto nel Vangelo di Giovanni, congedandosi, Gesù dice ai suoi non più chiamati discepoli, ma amici, no? Come tutti sapete, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi lo Spirito, ma se me ne vado, vi manderò lo spirito che vi porterà eis pasan ten aletheia, a tutta la verità. Ecco, Nietzsche ha ragione, la nozione di Dio come spirito, facendo evanescere, no? Diremmo latinamente, farendo scomparire il Dio altro, che l'ente sta nei cieli, eccetera, eccetera, facendo scomparire questo, lascia, come dire, l'uomo di fronte al nulla. Non a caso sostituirà il vecchio Dio con un asino, cioè con delle stupidaggini, come appunto è ai nostri giorni, dove al posto del vecchio Dio, insomma, c'è qualsiasi porcheria, ma questo lascia vedere. Ma soprattutto, non essendo in grado, non avendo la forza, non avendo, come dire, per un certo verso la forza, per un altro, grazie, di sapere di essere spirito e cosa spirito sia, beh, va nell'incredulità, nell'ateismo, che è la condizione di fatto prevalente, come dicevo prima, ai nostri giorni, dove, non essendo in grado di sostituire a un'immagine mitologica del divino, e in particolare in questo caso del Cristo, di Gesù, una comprensione profonda, razionale, eccetera, beh, insomma, ma se non è un Unglaublichkeit, se non è incredulità, è quantomeno, no, non so come dire, scetticismo, indifferentismo, eccetera, eccetera. Ecco, no, volevo aggiungere questa cosa, mi sembrava molto significativa, perché dire Dio è spirito, insomma, è un'affermazione molto seria, molto grave, se vogliamo anche molto pericolosa. Taccio, taccio. No, no, grazie, è molto molto interessante, anche perché poi, diciamo, affrontato in una maniera diversa, ma ci porta al nocciolo di tante riflessioni che stiamo facendo, insomma. Quindi è perfettamente in linea. Anzi, chiederei se fosse possibile avere magari da allegare poi alla lettura degli altri queste note a cui ha fatto riferimento, no? Il testo, diciamo, di questo.
distico di Silesius e anche eventualmente questo passaggio, o comunque il riferimento per ritrovare questo passaggio di Nietzsche. Così parlo Sì, a zero. posso farlo anche subito. Il passo di Nietzsche nello Zarathustra, nella parte ultima, il capitolo che è intitolato, beh, in italiano si traduce La festa dell'asino, ma va bene. Siamo nelle pagine finali, insomma, La festa dell'asino. E qui si trova appunto quella frase che ho letto sull'ultimo Papa che dice a Nietzsche, che dice, scusate, a Zarathustra, che ha detto Dio Spirito, ha fatto fare il più grande passo verso la incredulità e non sarà facile sulla terra portare in media una tal parola. Il distico silesiano è il distico numero del primo libro, numero 8, intitolato Dio non vive senza me. Io, se volete, ve lo ripeto in traduzione. I distici sono due. Ecco, ovviamente, i distici sono due versi, volevo dire. Io so che senza me Dio non può vivere un attimo. Ich weiß das ohne mich. Io so che senza me Dio non può vivere un attimo. A capo. Se io mi anniento, se divento nulla, insomma, werde ich zu nichts, egli deve di necessità, e qui appunto c'è Sì, quel doppio. quel gioco di parole in italiano, che il tedesco dice den Geist aufgeben. Esalare lo spirito oppure emanare lo spirito. Qui va capito il gioco di parole, altrimenti una sola traduzione non funziona. Va bene? Ecco, è il distico numero 8 del primo libro del Pellegrino Cherubino. Grazie. Prego. Qui abbiamo qualche domanda. Allora, una domanda per lei sul misticismo. Dice, affrontando la storia del cristianesimo, ho scoperto che per ragioni politiche e teologiche si è scelta un'unità forzata del popolo di Dio creando dogmi, perseguendo gli eretici, cioè è nata una religione dei vincitori. Se ho capito bene, seguendo il sentiero del misticismo, si predilige una via di ricerca e di unione con il Creatore. Ciò comporta il superamento della religione, l'abbandono del dualismo per abbracciare l'unità. Percorso affascinante, ma che rapporto persiste con la relazione con il prossimo e il vivere sociale e politico? Ci si trova soli davanti all'Altissimo in una torre d'avorio? Ma dunque, allora, questa domanda, poi sì, esita come domanda, ma ha detto anche più cose prima, che insomma, forse andrebbero un tantino, come dire, discusse, ma venendo alla domanda finale, che è una delle domande, direi, più comuni. Con questo non voglio dire che non sia intelligente, ma insomma è una delle più comuni che, diciamo, storicamente sono state rivolte al cosiddetto misticismo. Cioè, come dire, l'idea che diciamolo nei termini evangelici, paolini, scritturistici, insomma, il primato dell'uomo interiore rispetto all'uomo esteriore. Significhi isolamento, significa appunto torre d'avorio, la fuga dal solo al solo, come diceva Plotino, da chi è solo, l'uomo verso colui che è solo, nel dimenticando, perlomeno non tenendo conto, insomma, non stando accanto come dire, al prossimo, alla comunità, eccetera. Questa è una. Direi delle
se posso dire, accuse o comunque insomma delle obiezioni, direi tipiche nel tempo rivolte al cosiddetto misticismo. Ecco, una risposta c'è ed è, a mio parere, non solo a mio parere, io esprimo concetti e pensieri che in larghissima misura non sono inventati da me, sono da me, diciamo, ripresi, amati, eccetera. No, guardi, non è così, non è affatto così. Lo testimoniano, dunque, da una parte la storia, bene, perché non c'è dubbio, i grandi uomini, uomini vuol dire anche donne, intendiamoci sempre, della, come dire, spirituali sono stati sempre, direi invariabilmente, delle persone che sono state anche persone ampiamente attive nel mondo, no? Nei confronti del prossimo, mondo della carità, eccetera. È vero, perché qui si confonde spesso due cose, ascesi e misticismo, perché se io prendo lo stilita che se ne stava per anni su una colonna, dice, beh, quello era isolato dal prossimo. A parte che non è vero, perché poi c'era la folla di gente che andava a confessarsi da lui, a chiedergli consigli, eccetera, eccetera. Va bene? Oppure, va bene, dice l'eremita e se ne è stato anni e anni in uno spero. Dei monti della Laga o dei monti Sibillini, insomma, dove volete, dice, beh, quello era isolato dal mondo. Vabbè, sì, forse quello anche sì, ma questa è come dire, questo è l'ascetismo. Ascetismo, ascesi e mistica non sono la stessa cosa, anche se hanno qualcosa in comune spesso, spesso. Beh, guardi, io ho citato più volte Maestro Eckhart, che è, come dire, considerato non solo da me, in certo senso, come dire, ai vertici della spiritualità, del mondo cristiano, eccetera, ma insomma, uomo d'azione come pochi altri, no? E ha percorso tutta l'Europa a piedi, perché gli ordini mendicanti allora andavano a piedi, fondato conventi, predicato, insegnato, eccetera, eccetera. Quindi è così, le potrei moltiplicare gli esempi storici, ma poi anche direi interiormente, non è vero che, come dire, la discesa nell'interiorità voglia dire isolamento, vuol dire la ricerca, lo dico sempre con le parole dei grandi spirituali, la ricerca di ciò che è universale, cioè non è, come dire, tanto il solipsismo psicologico, anzi, dimenticando l'ego, dimenticando lo psicologico, la ricerca di ciò che è universale, di ciò che appartiene, come dire, in universale all'essere umano, agli esseri umani. E in questo senso, mi creda, c'è una profonda comunione con tutti, con tutti, al di là dei tempi, luoghi, eccetera. E questa, l'occorrenza, si esprime ciascuno nella situazione in cui si trova, insomma, che poi non si può pretendere che tutti facciano appunto operazioni caritative, eccetera, eccetera. Poi molti lo hanno fatto, ma ciascuno agisce nel proprio ambito. E nel proprio ambito, mi creda, come dire, l'uomo dell'interiorità non è affatto un uomo, una donna, sempre, dell'isolamento o della fuga. Questo, mi creda, non è così. Grazie. Un altro intervento dice nei versetti 23-24, Gesù ci comunica in qualche modo e dice sorprendentemente per me che il Padre desidera essere adorato, punto di domanda, seppur in spirito e verità. Cioè, si interroga sul termine essere adorato, probabilmente. Sì, ora appunto prendevo anch'io. Infatti, capisco
Cae caro pater, tu iusus zetei, tus proschiununtas auton. Eh sì, perché il testo che noi abbiamo dice il padre cerca, c'è proprio il verbo cercare, no? Cerca quelli che lo adorino. Quindi effettivamente può da dire, il testo parla chiaro, parla di un padre che sta cercando chi lo adori, quindi come dire, di un rapporto, ancora una volta torna molto a quello che diciamo ho cercato di dire, sia pure in maniera così insufficiente, rapsodica. Spirito è movimento, è relazione. E quindi un Dio che è spirito, ha bisogno, per così dire, no? Il senso dei versetti di Silerio. Dio non vive senza me. Dio non vive senza me. E difatti, se mi permette, due parole, soltanto due parole ancora. Ma com'è che si addiviene, come dire, alla nozione di spirito? Si addiviene perché nel momento in cui l'intelligenza, l'anima, tutto l'essere si rivolge all'assoluto, si potrebbe dire anche prega, perché la preghiera nel senso forte non è richiesta per avere qualcosa, eccetera. No? È il rivolgersi dell'anima verso l'assoluto. In questo momento l'assoluto, la luce eterna, appare e si comunica all'umano, come dire, diventa, passa nell'umano, il quale scopre, come dire, di esserla, di averla in se stesso, ma soltanto in quanto rimane ancora come altro. Perché qui c'è una. Si potrebbe parlare, io ho appena scritto, c'è un ateismo mistico, c'è un ateismo volgare, quello dice, ma Dio non esiste, perché tanto so, per vari motivi di carattere illuministico, oppure positivistico, marxista, eccetera. E questo lo lasciamo vedere, ma c'è un ateismo profondo, c'è stato storicamente. Un ateismo di origine mistica, cioè quella di coloro che, pensando all'assoluto come spirito, che è nell'uomo, attenzione, che è anche nell'uomo, bene, come deve essere, e hanno perduto o forse hanno rischiato di perdere la dimensione dell'altro. Cioè, dice, va bene, allora lo spirito, sono io, sono soltanto io. Che è stata poi nella storia della filosofia, quindi non della teologia, ma la teologia è andata a rimorchio, è stata, come dire, l'interpretazione è stata data di un certo idealismo. Gli idealisti tedeschi, Kant, scusate, da Kant in poi, Fichte, Schelling, sono quelli che hanno detto sì, l'uomo è spirito, punto, sottinteso solo l'uomo, che poi, come dire, Dio non c'è. Sì, è una forma di ateismo che c'è stata nella storia e è stata quella che ha portato sostanzialmente alla grossa condanna di fine Seicento dei cosiddetti quietisti, insomma. Quella è stata storicamente la sconfitta della della mistica nel Seicento, alla fine del Seicento, perché è molto, come dire, sottile e probabile che l'esperienza dell'assoluto, l'esperienza veramente della luce eterna, lo dicono le parole di Dante, che è nell'uomo, che è l'uomo, rischi di, come dire, cancellare la luce eterna che è l'Eterno, che è Dio. Ma se io cancello quell'altro, cancello anche il me stesso, cancello anche il me stesso, e allora viene meno spirito, viene meno luce. Viene meno verità, viene meno grazia. E questo
Questo è un, come dire, un rischio che è sempre inerente, ha sempre accompagnato da vicino, testimoniato nei libri, non è un'invenzione del sottoscritto, ha sempre accompagnato da vicino molte grandi figure di, diciamo pure, di mistici, uomini o donne, del mondo cristiano. Ho aggiunto questa cosina perché è di un certo rilievo. Grazie. Io qua c'è una domanda che la voce, Armando, vuoi fare la Sì, domanda? vorrei fare un'osservazione, se posso. Allora, io lo conosco da tanti anni, sono un suo appassionato lettore e condivido Grazie. il viaggio che mi ha fatto fare in tutti questi anni. Però c'è un punto che mi ha lasciato perplesso a suo tempo quando ho letto un suo libro e faccio riferimento a mistica, teologia e, non mi ricordo, quella lì, Psicologia, psicologia. esattamente. E infatti ha ripetuto anche in questa occasione, parlando della non comprensione di Jung riguardo al concetto di spirito. Allora, per quanto riguarda Jung, non posso parlare perché non lo conosco tanto da poter dire, non ho la competenza, ma faccio riferimento a Corrado Pensa, che lei conosce molto bene, che è stato un psicanalista, come vuole dire, psicoterapeuta junghiano per tanti anni. Ecco, io credo che questo sia un errore da parte sua e ho trovato lo stesso errore in Guénon a suo tempo, molti anni fa. Cioè, io credo che Corrado Pensa e tanti altri, io pratico la Vipassana da tanti anni, infatti Corrado Pensa è stato un mio insegnante, ma anche altri psicoterapeuti, per esempio Jack Canfield, americani, no? Non hanno nulla a che fare con quella concezione in cui lei avrebbe ragione, cioè, per un psicoanalista, un psicologo, diciamo normale, chiamiamolo così, può confondere lo spirito con la psiche, e sono d'accordo, ma non mi sembra il caso di Corrado Pensa e di Cornfield, e neanche non mi sembra il caso mio nel mio piccolo, è quello che penso, capito? Io credo che quindi questo discorso riguarda anche la socialità, entrambe le cose, non solo nel caso suo, ma nel caso di Guénon, senz'altro sì. Io credo che quindi siamo d'accordo sul fatto dello spirito, sono assolutamente d'accordo, però poi l'attuazione di questo, e qui è un altro discorso, insomma, ognuno porta il contributo, insomma, ecco, grazie. Dunque, guardi, allora la ringrazio. Innanzitutto devo dire che Corrado Pensa attualmente è ricoverato e non sta molto bene. Lo È so. notizia proprio di questi giorni, perché io sono in rapporto molto amichevole con lui, con la moglie, eccetera, e approfitto per mandargli un caro augurio. Per quanto riguarda Jung, ho detto una cosa qui stasera, che è relativa al distico silesiano, perché se lei conosce, come ho capito perfettamente bene, questo autore, sa che, per esempio, in Tipi psicologici, Jung parla di Silesius, e dice, beh, che in lui si manifesta, nel Silesius si manifesta, in particolare in un certo numero di distici, il concetto della relatività di Dio. No, qui mi dispiace con tutto il rispetto, ma qui non hai capito niente, perché probabilmente questa cosa ti è estranea. Io devo dire, non è che voglia fare il censore di nessuno. Sono stato molto amico anche di un altro psichiatra, che era Augusto Vitale, che è stato uno degli ultimi, ora è morto da anni, insomma, in contatto con
Se non Jung era appena morto, innanzitutto la von Franz, che ha conosciuto bene, eccetera, perché ha studiato a Zurigo. E lo stesso Augusto Vitale, che se lei vuole lo può incasellare come psicanalista junghiano, insomma, ma mi diceva, si parlava insieme di questo, che in realtà, insomma, di Jung gli amici che lo conoscevano, dicevano in francese, il était un escroc, cioè è un uomo che ha utilizzato molto, e anche per carità, sapientemente, insomma, sapeva tante cose, eccetera, eccetera. Però, insomma, a mio parere, a mio modo, non voglio, su Guénon le do ragione, per quel poco che ne so, perché non sono mai stato troppo appassionato di Guénon. Ma per quanto riguarda Jung, ho l'impressione, ecco, che, insomma, poi nell'essenziale, se si va veramente nel profondo, non avesse proprio, come dire, un'esperienza vera. Guardi, vabbè, si potrebbe farla tanto lunga, ma non ho voglia di... Non a caso, quando andò in India, come lei sa benissimo, non volle vedere Ramana Maharshi, eppure c'era passato vicino, ma evitò questo contatto. Insomma, sì, lei, siccome l'ha detto, e la ringrazio di essere uno dei miei 20 lettori, lei sa che io, insomma, nei confronti dell'approccio psicanalitico conservo diciamo, molta distanza. Commentando, anzi introducendo, Angela da Foligno, il libro dell'esperienza di Angela da Foligno, Giovanni Pozzi, il padre Pozzi, lo introduce, scrive giustamente che né psicologia né psicanalisi, lo dice lui, io sottoscrivo, né psicologia né psicanalisi toccano neanche da lontano, non mi ricordo, una cosa del genere, la finezza, la profondità con cui la teologia mistica ha scrutato le profondità dell'essere umano. Ecco, più o meno questo è il mio parere. Insomma, poi E sì, anche il mio, ciascuno. sono d'accordo. Bene. La ringrazio comunque. Prego. Sì, bene, qui abbiamo ancora una persona che chiede, dice che la frase di Silesio, che Dio non vive senza di me, gli ricorda et ille sum, e poi chiedeva di spiegargli un pochino di più la frase, la menzogna e parlare di ciò che è proprio. Dunque, per quanto riguarda il parallelismo con Et Illesum, sì, va bene, insomma, si può fare, si può fare. Naturalmente bisogna sempre tenere presente la buona norma dei filosofi scolastici, dei filosofi medievali scolastici, che dicevano distingue frequente, cioè fai sempre le opportune distinzioni, perché altrimenti diventa tutta una grande zuppa. E questo vale in particolare proprio appunto là dove, insomma, nel cosiddetto misticismo poi finisce un po' di tutto, però sono d'accordo. Per quanto riguarda invece la seconda cosa, è molto più seria, molto più fine. Qui, guardi, di mezzo ci sono delle cose fondamentali. Cerco di essere sintetico perché il tempo sta stringendo. Io le parto dal concetto di filosofia, filosofia in senso forte, no? Come amore della verità, amore della sapienza. Il filosofo, dice Platone, chi filosofa veramente si esercita a morire. La filosofia, dice Platone nel Fedone, 67a, è esercizio di morte. Poi, quelli che filosofano davvero
apotnesche in meritosi, si esercitano a morire. Cioè la filosofia, cioè l'amore della verità, diciamo così, non la filosofia come professione, quella dei professori, lasci perdere. La filosofia nel senso storico, vero del termine, cioè un tipo di vita rivolto alla verità, è esercizio di morte. Abrenunziare se ipsum, dice il Vangelo, rinuncia a te stesso. Qui odit animam suam, Giovanni, questo è il Vangelo di Giovanni, chi odia la sua anima, quelli la salverà, eccetera. Cioè l'esercizio del distacco, cioè della spoliazione del se stesso, che poi è un se stesso accidentale, no? Non è quello vero. Come se io ora mi levo la giacca e mi levo poi il maglione, tutto quanto. Io mi sto spogliando di qualcosa che è mio, ma che non sono io, perché io non sono questo maglione e questa giacca. Quindi, filosofia, la filosofia in senso forte, che è amore della verità, che ha lo stesso oggetto della religione, dice Hegel, cioè l'assoluto in sé, per sé, perché questa è la filosofia. E questo dovrebbe essere la religione, no? Va bene, la ricerca dell'assoluto in sé per sé, chiamiamolo Dio se vogliamo, eccetera. È distacco, è esercizio di spogliamento. Esercizio di spogliamento per togliere ciò che è inessenziale, va bene, e andare invece a ciò che è fondamentale, essenziale. Si potrebbe qui riprendere l'immagine giovannea, quella fonte che è sempre presente, sempre zampilla al fondo di noi stessi, in grunde der Seele, al fondo dell'anima, ma che è ricoperta dalla terra che la ricopre, che è l'elemento accidentale. Allora, io devo spogliarmi del mio ego accidentale, a cui invece sono spesso tanto affezionato, per trovare l'elemento essenziale. L'elemento essenziale che è, come dire, se la substanza dell'alma, dice San Giovanni della Croce, che è Dio stesso, che però è nel profondo, è nel fondo, e è coperto, ricoperto da tutta questa massa inessenziale. Allora, questo discorso è passato nel mondo cristiano. Se lei legge Agostino, quindi andare ai maestri veri, Augustinus Magister, andrebbe ripreso lui, insomma, no? Homo non habet de se nisi mendacium, di mio proprio, io non ho altro che menzogna. C'è una menzogna che prima di tutto faccio a me stesso, e che poi proseguo anche nei confronti degli altri, che è tutta quanta dovuta a che cosa? L'ho detto poco fa, come dire, al peccato elementare, che è l'amore di me stesso, la filautia, direbbero i greci, l'amore di se stessi. Allora, in questo senso, appunto, l'uomo non ha di se stesso altro che menzogna. E in questo stesso senso, nella pagina di Giovanni che ho letto, e lei può leggere, nel capitolo settimo, c'è cioè quella terribile, terribile cosa che Gesù dice ai dotti giudei, che non capiscono, eccetera, eccetera, voi siete figli non di Abramo, ma del demonio, il quale è padre della menzogna, demonio è padre della menzogna, e mentisce perché parla di se stesso. Io mi devo fermare anche perché è l'ora di smettere, ma è una cosa, come dire, tanto semplice quanto profonda. Bene, allora credo che l'ora si dica di chiudere. Io ringrazio Marco Vannini perché, diciamo, ci ha dato una lettura molto, molto profonda e poi dopo con tutti gli approfondimenti e i riferimenti che ha fatto ci ha aiutato. Ringrazio moltissimo anche Anna Maria, che Certo, anche anch'io, se è intervenuta anch'io. per un tempo limitato, come dire, ha arricchito il Certo. discorso.
Grazie a Ringrazio voi, anche grazie a io, voi. ringrazio anche io, sì. Grazie al professore, grazie. Grazie a lei. Vi ringrazio e vi ricordo che, come avevo detto all'inizio, che sul sito e anche su YouTube sono stati pubblicati i 10 incontri del convegno, appunto, di scienze e spiritualità fatto l'estate scorsa con Federico Faggi. Grazie, Grazie, grazie. grazie a voi, Grazie, grazie a buonanotte. tutti. Grazie per il vostro Buonanotte. apporto. Buonanotte.